Sono Sailor 92. Questo è Drop in Battle. Per questa battaglia il mio avversario è Flint. E questa è la mappa pieno di rarvose. Ci vediamo fra poco in battaglia. Eccoci in battaglia. Questa è una battaglia Drop in Battle. Cioè, una battaglia a caso che il computer ti decide avversario l'esercito. Casualmente il mio esercito è stato la Danimarca, che è uno dei miei eserciti favoriti, quelli che mi piacciono di più. Comunque il mio avversario Flint, il suo esercito è l'Austria. Andiamo a vedere com'è composto il mio esercito. Abbiamo subito 3 unità di schermatori. Poi abbiamo 5 unità di fanteria di linea, unità di milizia. Come artiglieria mi è stata assegnata un'unità di milizia da 7 libbre, un'unità di artiglieria a piedi da 6 libbre. Come cavalleria dispongo di 3 unità, di cui abbiamo 2 dragoni leggeri, hanno dei dragoni. E infine il generale. Andiamo a vedere l'esercito del mio avversario. Si nota che è simile al mio esercito. 3 unità di schermatori, però ha un'unità in più di fanteria, precisamente ha 3 unità di fucilieri tedeschi e 2 di fucilieri ungheresi. La mia strategia in questa battaglia è spostarmi sul suo fianco destro, tenendo dietro l'artiglieria. Andiamo a vedere cosa fa il nemico. Posiziono l'artiglieria. Adesso faccio un salto di qualche minuto avanti per posizionare le mie truppe. Non cade niente di speciale, tranne una situazione qui. Vediamo. No, non ci sono state vittime in questa battaglia. Causo io da solo le prime due vittime, uccidendomi due uomini, ferendone 4. Va bene, adesso faccio uno salto di 2-3 minuti in avanti. Come ho già detto, la mia strategia è andare sul fianco destro del nemico. Infatti, così ho fatto. Sono portato avanti con schermatori subito dietro la fanteria di linea. Ho portato adesso avanti anche la milizia, che aveva lasciato in precedenza a difesa dell'artiglieria, ma visto che il nemico non accenna ad attaccarmi, lo muovo avanti. Porto sul mio fianco sinistro estremo cavalieri. Lascio dietro il generale. Vediamo lì la mia cavalleria. Adesso avanzo per attaccare il nemico. Adesso porto la mia fanteria sul fianco destro e sinistro, in mezzo lascio schermatori. Qui abbiamo
paio di morti, mi cauto una buona mira. Ma continuo a spararmi con le blitz sui schermatori che sono distanti l'uno dall'altro, può fare gravi danni. Io tendo con l'oblice ad attaccare la cavalleria nemica, perché in moto unita faccio molti morti, soprattutto con quella russa che è veramente la più forte. Ma torniamo alla nostra battaglia. Vediamo chi porta avanti la milizia per dare tempo ai schermatori di portarsi avanti, posizionarsi. Dopo il ritiro, dato che la milizia è granché di fanteria potente, la sacrifico. Sul fianco sinistro avanzo con batteria di linea, c'è un po' di resistenza nemica, abbiamo 3 unità, 2 fanterie accelerano di resi non tedesche. Vediamo adesso che porta il mio generale sul mio fianco destro ad attaccare il nemico sul fianco sinistro, così da accelerare un po' questa battaglia. Vediamo se ritirano unità di nemici accelerati tedeschi. Attaccando il nostro generale. Vediamo cosa succede sul fianco sinistro. Causa molte ferite nemiche. Continua ad avanzare con queste due unità di Signore, batteria di linea, il vostro generale è ma caduto. Che purtroppo giorno orribile. il mio generale è morto, eroica. Mi ha permesso di far ritirare unità 2 anche di fattoria nemica, quindi una morte che è servita a qualcosa, anche se non è consigliabile perdere il generale perché gli uomini si demoralizzano e perdono fiducia e cominciano a ritirarsi facilmente. Adesso lancio la cavalleria sul suo fianco destro, lancio anche la cavalleria sul suo cavallo. Mi comincia ad avere gravi perdita, quindi il controllo. Fanteria da gravi danni, uccide molti uomini. Bene, sono riuscito a sconfiggere il 70% 80 degli uomini del mio nemico. Vado alla conclusione di questa battaglia. Sposto sempre con la cavalleria sul fianco sinistro. Come potete vedere, ho creato una mezzaluna quasi ad accerchiare il nemico. Sconfitto
Seguo gli uomini della artiglieria. Mi rimane ancora il generale. Subito un'unità di dragoni. Rispondo lanciando la mia cavalleria. Una delle nostre unità ha esaurito le Qui cerco munizioni, di signore. fare una carica con tutti i 31 uomini tedeschi. Finisce la battaglia. Grazie per aver seguito questo video e alla prossima.